La Sanbenedettese spugna il Mancini con una rete in pieno recupero di vita al termine di un derby combattuto e impone all'Alma Juventus Fano il terzo KO in 4 gare. Punita, oltre i propri demeriti, la formazione di Mosconi che non riesce a invertire la tradizione negativa contro i rossoblù che con il secondo successo in 2 partite al ritorno sulla panchina della squadra di Alfonsi sembra essere riuscita a trovare la giusta direzione in questo campionato. Dopo la sconfitta di 7 giorni fa a Senigallia, Mosconi recupera 3 titolari Mancini, Serges e Zanni, mentre il tecnico rossoblù è costretto a rinunciare agli indisponibili Migliorini, Lugli e Chinellato, direzione di gara affidata a Silvia Gasparotto di Rovereto. Le due squadre si mostrano aggressive fin dalle prime battute dell'incontro, ma le due difese fanno buona guardia e le sole note di cronaca arrivano da calci piazzati. Al decimo l'Alma prova lo schema su punizione ai 25 metri, ma l'azione si chiude con un cross basso di Severini con palla direttamente tra le braccia di Guerrieri. Dall'altra parte, al quarto d'ora, Angiulli da destra prova a sorprendere Bizzini, pallone lento, facile preda dell'estremo difensore Granato. Col passare dei minuti l'Alma riesce a prendere campo, la Samb contiene provando a non arretrare troppo, ma allo scoccare della mezz'ora i padroni di casa passano in vantaggio con Drolet, che ben lanciato al colpo di testa di Capezzani, beffa di testa Guerrieri in uscita spalancandosi la porta per il tappo invincente, che evita anche il disperato tentativo di Conson di evitare l'1-0. La rete galvanizza i padroni di casa che vedono la Samb frastornata e provano ad approfittarne al 33esimo quando sul tiro alla bandierina a destra Capezzani devia centroare a Mazzani e non riesce ad arrivare in tempo per la battuta a rete. La Sanbenedettese trova il modo di riorganizzarsi e raggiunge il pareggio al 38esimo. Il calcio di punizione da destra permette a Maute di andare al cross da cui nasce una mischia in area granata che Proia risolve con un tocco preciso che supera Bizzini e vale l'1-1. L'Alma non ci sta e nel finale di tempo cerca di creare una nuova occasione, ma la retroguardia rossoblù resta attenta a non concedere spazi e si torna negli spogliatoi sul risultato di parità. Al rientro in campo dopo l'intervallo i due tecnici non operano cambi e la gara prosegue con lo stesso copione della prima frazione e la prima occasione è ancora per i padroni di casa all'11esimo. Pallone basso di Zanni da destra che trova al centro Dolé con il numero 10, Granata che prova la girata ma viene murato dalla difesa rossoblù. Un minuto dopo i padroni di casa non riescono ad approfittare di un disimpegno da brividi della difesa ospite e per vedere un'altra occasione bisogna attendere il 24esimo con l'azione insistita ancora di Drolet che vince un paio di rimpalli prima di entrare in area ma perde l'equilibrio al momento della battuta a rete. Sul ribaltamento di fronte è bravo Proia ad aprire la strada a Vita che entra in area ma si fa recuperare dalla chiusura provvidenziale di Monacchi. Le due squadre non si risparmiano continuando a darsi battaglia in mezzo al campo. A un minuto dal 90esimo i Granata restano in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione in appo, anche se la successiva punizione di Cardella sembra confermare che le due squadre siano destinate a dividersi la posta, ma all'ultimo respiro i rossoblù trovano il colpo e il KO grazie alla rete di Vita che capitalizza al meglio l'ottima azione costruita dai compagni con un diagonale secco e preciso che non lascia scampo a Bizzini e fa esplodere la gioia dei tifosi rossoblù arrivati al Mancini. L'Alma prova a non darsi per vinta tentando un ultimo assalto con la conclusione finale di Zanni che si spegne sul fondo e costringe i ragazzi di Mosconi ad arrendersi alla sconfitta mentre festeggia la Samb per un successo che permette ai rossoblù di riprendere quota in classifica. Al termine della gara i due tecnici analizzano così il risultato. Domenica scorsa siamo stati più propositivi, abbiamo giocato meglio. Giocare contro le squadre di Mosconi non è mai facile, abbiamo sofferto un attimino. Poi questa è una partita vinta con il cuore, i ragazzi stanno mettendo veramente il cuore sia in allenamento e oggi si è visto, nella sofferenza sono usciti fuori e siamo tutti contenti. Loro giocano bene, sono aggressivi, hanno voglia di rifarsi da questo periodo negativo e già le squadre di Mosconi sono aggressive di loro. Oggi erano ancora più cattivi del solito, noi un attimino abbiamo sofferto questa loro aggressività, poi ci hanno ammonito subito con Zone, quell'altro quindi un attimino potevamo rischiare la seconda ammonizione, siamo stati bravi, alla fine siamo stati anche fortunati. Nell'episodio prima abbiamo avuto anche un paio di occasioni, l'avevamo avuto anche prima in contropiede, dovevamo fare gol. L'atteggiamento è stato quello giusto, abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire e questa è una vittoria da grande squadra, perché il pareggio poteva essere il risultato più giusto, però poi diciamo che ci abbiamo creduto fino alla fine, le occasioni più grandi ce le abbiamo avute proprio nel finale. Quindi poi la fortuna ci ha assistito e abbiamo vinto questa partita, diciamo che se gira anche la fortuna siamo tutti più contenti. Angiulli sta tornando ai livelli, Proia c'è, Ruben Costa ci dà molto quantità, c'è Punto dietro, c'è Tassi che ci sta. Degli under ha qualità immense, però adesso più che di qualità noi abbiamo bisogno di quantità all'immenso. Non è il momento di provare a fare esperimenti perché il ragazzo ha grandissime qualità e ci dispiace, però un attimino con calma. Una vittoria immeritata.
E niente, ci lecchiamo come frase fatta, non meritavamo assolutamente la sconfitta, abbiamo fatto una buona prestazione, basta, in questo momento l'episodio ci gira al contrario, abbiamo fatto una grande partita, sta a noi interrompere questo momento negativo, i ragazzi non so merita, come non so merita la società, i tifosi, però il calcio è questo, purtroppo ci ha girato male, loro hanno trovato il primo tempo, hanno trovato il gol, sono andati disattenzione su una punizione che non hanno mai passato metà campo, però è così, in questo momento a noi ci ha girato male, a loro gli ha girato bene, perché penso pure sull'1-0 il pareggio non era assolutamente meritato. Accettiamo il verdetto del campo, come sempre, non è merito alla Samp che ha vinto, però io posso soltanto elogiare i ragazzi miei che hanno fatto una grande gara, siamo penalizzati da risultato, però sta a noi interrompere questo momento negativo.